Ci sono stati dei passi avanti importanti, in particolare nell'ultimo anno e mezzo, grazie anche ai fondi della legge di stabilità per il 2015, che sono stati però stavolta ben utilizzati. Si comincia a vedere rinascere l'Aquila, rinascere i comuni del cratere. Così il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, che ha ieri preso parte alla terza e ultima giornata di Officina L'Aquila, incontri internazionali, il ciclo di dibattiti e conferenze dedicate alla ricostruzione organizzata da Ancia Abruzzo e Carsa all'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila. Al centro il tema di una ricostruzione che non solo è entrata a pieno regime con centinaia di cantieri all'opera e anche conclusi, ma anche la possibilità di esportare nel mondo come buona pratica una ricostruzione che unisce il restauro di edifici storici e di pregio con avanzate tecnologie di messa in sicurezza sismica e di miglioramento energetico. Un incitamento a questo ambizioso obiettivo è arrivato proprio dal sottosegretario, che ha lodato la competenza, la passione e il gusto del fare di tanti giovani impegnati ad esempio negli uffici speciali della ricostruzione. Poi, allargando lo sguardo, De Vincenti ha parlato del Master Plan per il Sud, che porterà investimenti in Abruzzo per 1,5 miliardi di euro. Soldi veri, assicura, ma ora ammonisce, regioni e comuni devono fare la loro parte. In parte sono i fondi strutturali europei, in parte sono i fondi che il Parlamento italiano ha stanziato apposta attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione per sostenere lo sviluppo delle politiche di coesione e quindi in gran parte verso il Mezzogiorno. Il punto chiave è che attraverso il master plan e i patti questi fondi ora sono finalmente finalizzati, interventi concreti che nascono dalle esigenze dei territori, priorità che vengono definiti dalle comunità locali e poi, come dire, una responsabilità reciproca. Il governo sostiene con questi fondi, ma anche con gli strumenti amministrativi, l'azione delle regioni, delle città metropolitane, dei comuni e chiede altrettanto responsabilità da parte delle amministrazioni regionali e locali per utilizzare bene questi fondi. Nuovo e originale logo scelto con un concorso di idee a cui hanno preso parte le scuole aquilane per il fondo etico dell'ANCE, che ha raccolto per ora oltre 100.000 euro di versamenti volontari delle imprese impegnate nella ricostruzione, già messe a bando per iniziative culturali e imprenditoriali. La cerimonia è stata l'occasione per il presidente del fondo Aldo Mancurti di fare il punto della raccolta fondi. Il primo semestre lo conoscete, adesso aspettiamo entro il 28 o il 30 agosto i secondi versamenti, quindi quelli relativi agli stati d'avanzamento dal 1 gennaio al 30 giugno 2016. Siccome i cantieri sono in fase di avanzata lavorazione, crediamo che i fondi arrivino più cospicui di quelli del 2015. Presente anche l'ex sottosegretario di Stato Gianni Letta, presidente onorario del fondo, che rivendica i meriti del governo Berlusconi nell'epocale sfida della ricostruzione e giudica ingenerose le critiche di chi ritiene che solo ora il processo sia sbloccato. Non voglio far polemica, ma mi sembra ingiusta una ricostruzione del genere, oltre che ingenerosa, perché tutti sanno quali furono le difficoltà. E il lavoro fatto durante il governo Berlusconi è stato preparatorio per i risultati di oggi. Non ci sarebbe quella selva di gru oggi, non procederebbe così spedita la ricostruzione oggi, se non si fossero risolti tutti i problemi di natura legislativa, burocratica, amministrativa, tutti i rapporti tra i vari soggetti chiamati a dare il loro contributo. È stato un lavoro lento, faticoso, che noi abbiamo preparato e svolto e che ha consentito oggi di raccogliere i risultati. Gli effetti del clima fisico e del clima sociale sulla salute, un tema complesso e affascinante che sottende a un'idea più ampia e olistica del corpo e della malattia. Questo è il tema del convegno di domani, 28 maggio, al Polo Universitario di L'Aquila Coppito, organizzato dall'Associazione Medici per l'Ambiente, dal SIPNEI, dal Dipartimento di Medicina Clinica Pubblica e Scienze della Vita e dell'Ambiente, il MESVA, dell'Università dell'Aquila. Al nostro microfono il professor Mauro Bologna. Ogni essere umano è un unicum tra mente e corpo. Finora negli studi scientifici si è avuta una separazione dello studio della mente rispetto allo studio del corpo. Diciamo, la psicologia ha troppo spesso studiato un corpo, una mente senza il corpo, e la medicina ha troppo spesso studiato un corpo senza la mente. In realtà siamo un unicum con queste due parti fondamentali che interagiscono continuamente.
perché gli stessi messaggi chimici che servono per esempio a un linfocita per mettere in piedi una risposta immunitaria vengono avvertiti anche dal cervello per dare determinate altre risposte, per esempio la febbre, cioè la partecipazione dell'intero organismo. La palla esce ancora, attenzione, opportunità per Benzaglia, palla in verticale, Triarico, occasionista per l'Aquila, dietro, attenzione, è la paratissima di Azzolina, il gol dell'Aquila! 90 minuti per giocarsi il presente, ma soprattutto il futuro calcistico di un'intera città. L'Aquila è partita per Rimini, dove domani alle ore 16 scenderà in campo per il ritorno dello spareggio contro i romagnoli di Acori. I rossoblù di Perrone si giocano la permanenza in Lega Pro, ma non solo. Per il futuro del club è infatti imprescindibile mantenere il professionismo in città. Lo sanno i giocatori, ma ancora di più i tifosi, che in settimana hanno finalmente risposto all'appello, organizzandosi con pullman e auto. Si prevede un vero e proprio esodo, con almeno 300 tifosi aquilani sugli spalti del Romeo Neri di Rimini. Sul fronte formazione il tecnico dell'Aquila, Perrone, dovrà fare a meno di una folta lista di indisponibili: Bulevardi, Ceccarelli, Pesoli e Sanni per infortunio, San Domenico per squalifica. In compenso ha recuperato dall'attacco influenzale Simone Piva, che comporrà il trio difensivo con Maccarrone e Cosentini. Per il resto l'allenatore dell'Aquila è orientato a confermare l'11 di una settimana fa, che ha impattato per 1-1 al Fattori. Spazio quindi a Triarico e Ligorio sugli esterni della mediana e al trio De Francesco, Benzaglia, Manuel Mancini nel mezzo. In settimana si era anche paventata l'ipotesi di Milicevic, playmaker, in luogo di Benzaglia, ma l'ottima condizione fisica di quest'ultimo ha convinto Perrone a non cambiare. L'unica grande novità è attesa in attacco, con il giovane di proprietà del Pescara Andrea Mancini, titolare al fianco del capitano De Sousa. L'incognita maggiore però, più che sui dubbi di formazione, è sul clima torrido che l'Aquila troverà domani a Rimini. Si attendono infatti temperature rigorosamente estive. Ma il clima sarà ancora più torrido sugli spalti, con i riminesi a spingere i ragazzi di Acori, che potranno anche permettersi di pareggiare per ottenere la salvezza, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Per questo l'Aquila sarà costretta a vincere. Appuntamento con la storia, sabato 28 maggio alle 16, Stadio Romeo Neri di Rimini.